gote rosse rosse di chi vien dalla campagna. Hai scelto, signora Bovary. Nicola Lo Russo, Matteo Sangalli. L'adolescenza non ha mezze misure, non ha sfumature. Romeo e Giulietta hanno più o meno 16, tra i 16 e i 20 anni. E tutto è assoluto. Assolutamente, tutto diventa immediatamente qualcosa di appunto assoluto e le emozioni sono portate all'estremo. I personaggi di Shakespeare sono delle bombe di emozione, per cui questo Romeo e questa Giulietta vivono appunto due facce della stessa medaglia, provano questo amore spassionato e poi la rabbia e poi il sogno di rincorrersi e anche appunto la disperazione massima, per cui ecco in questa frase qui è racchiuso un po' tutto, era tutta la voglia di vivere e di scoprirsi, anche nell'adolescenza appunto, nell'adolescenza soprattutto è tutto molto più concentrato e più... Anche perché nell'adolescenza... Cioè l'adolescenza è proprio il momento in cui tu scopri la vita, scopri l'amore per la prima volta, ti scopri diverso perché ti accadono delle cose per cui tu ti devi interrogare e cominci a chiederti: ma io chi sono? Noi ci siamo immaginati questo Romeo che all'inizio magari staccava le code alle lucertole e poi a un certo punto il giorno dopo si sente... Va nel bosco perché è innamorato e non capisce cosa gli sta succedendo. E Shakespeare lo riesce a fare magistralmente perché dalla prima scena a poi l'incontro con Giulietta, questo è l'Oriente. Romeo cerca delle risposte fondamentalmente, secondo noi. Dico noi perché c'è stato un grande scambio nel lavoro che abbiamo fatto. E Giulietta, secondo noi, è la luce che riesce a dare. Sì, è la luce che ti dice, ok, questo potrebbe essere un porto sicuro. Ascoltami, non fare cose sconsiderate, non lanciarti dal balcone, facciamo le cose come vanno fatte. E Romeo dice ok, va bene. Mentre tutto quello che gli hanno detto gli amici prima, anche quello che gli dice Mercuzio, che a me commuove tantissimo, no? La follia di Mercuzio, perché la sento molto vicina anche a quello che si prova nel passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta. A Romeo non basta, Romeo deve ancora poter sognare e Giulietta è la prima che riesce a dargli una risposta.